Bene, credo di essere pronta di potercela sicuramente fare questo. Buonasera, è il video dei favoriti del mese di marzo per quanto riguarda i prodotti da skincare, body care, hair care, tutto care, come mi piace sempre dire, come mi piace ultimamente dire. Allora, ci sono delle sicuramente new entry per dirla in modo disgiockeiano anni 80. E ci sono invece naturalmente dei graditi ritorni o dei graditi mai andati via e sempre verdi e sempre presenti. E quindi vado subito a cominciare. Comincio come spesso mi succede e come spesso preferisco cominciare con i balsami labbra. Dico balsami perché in questo mese, nel mese di marzo, ce ne sono stati senza dubbio due, perché c'è stato il balsamo labbra di Badger che è finito e che non ho in questo momento qui, ma c'è stato quello subito dopo che ho cominciato e che è il Tangerine Breeze, è fatto in questa maniera con il tappino arancione. E poi tra l'altro questi tappini, stavo pensando giorni fa, tendono a schizzare via molto facilmente quando li si apre. Questo è un punto un po' a sfavore di questi stick badger. Io comunque mi sono abituata, ma di sicuro li preferirei in un involucro migliore e sicuramente più maneggevole, come l'involucro di un altro balsamo labbra che sto per farvi vedere ora, ma a momenti. Ma stavo pensando giorni fa che io non mi sono mai riposta nessuno di questi tappini, invece sarebbe una buona idea riporsene qualcuno, sia per giocare a cambiare il colore delle combinazioni, delle varianti di badge, e sia perché nel caso il tappino una volta dovesse schizzare inavvertitamente fuori dalla nave, fuori dalla finestra, fuori dal balcone, fuori da un posto che renderebbe irrecuperabile poi il tappino, sia un tappino di ricambio e tout va bien. Quindi mi devo ricordare di mettere da parte uno di questi tappini. I badger che in questo caso sto parlando di badger magrolini, perché questo è un badger magrolino. I badger magrolini, ma anche i badger cicciotti, ne ho parlato a profusione e a dismisura nel corso degli ultimi anni talmente tante volte che mi sembra sia superfluo aggiungere qualunque cosa. Comunque, i badger, questi magrolini, hanno una formulazione che li rende piuttosto oleosi, ma allo stesso tempo sufficientemente protettivi sulle labbra, certo non iper, super, mega protettivi, ma ripeto, sufficientemente protettivi. Non ci si può andare a sciare con questi, con certezza, perché sono una protezione troppo blanda, ci vuole qualcosa di più resistente, come un altro balsamo che sto per farvi vedere di nuovo a momenti. E però lo stesso per la vita cittadina, un balsamino badger magrolino è più che sufficiente e si ha l'assoluta certezza di un prodotto fatto con ingredienti di primissima, ottima qualità, sebbene nessuno di questi ingredienti è un ingrediente rarissimo, pregiatissimo. Che se uno ha un prodotto fatto con uno di questi ingredienti rarissimi è sicuramente una persona specialissima. No, niente di tutto questo. I badger sono prodotti solidi, sono prodotti che sono fatti per gente che non sogna, non si fa illusioni, vive con i piedi per terra, sono prodotti molto concreti, sono fatti con ingredienti di ottima qualità, ma sono ingredienti semplici, sono ingredienti a portata di mano, sono ingredienti normali. Nell'interezza della ditta Badger Balm non si trova assolutamente niente che sia per quelle persone che tramite i prodotti che comprano vogliono sentirsi uniche e speciali, ok? Se voi nella vita per sentirvi meglio avete bisogno di sentirvi uniche e speciali tramite la roba che comprate, non comprate
comprate la roba Badger perché non vi farà di sicuro sentire né uniche né speciali. Quindi questo per quanto riguarda il balsamino Badger. Non avevo mai provato, tra l'altro, la profumazione Tangerine Breeze. È la prima volta che la provo, sì, sa di mandarino, profuma di mandarino, ma fortunatamente è una profumazione piuttosto sotto controllo, quindi non è molesta, non è fastidiosa e me la faccio andare bene, perché tutto sommato poi voglio molto bene al Badger. I Badger, tra l'altro, magrolini si prestano, ma come del resto anche quelli cicciotti, per fare da primer viso. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di quelle persone che hanno la faccia secca come me, che hanno la faccia screpolata come spesso me, e che quindi hanno bisogno di proprio oliare la faccia, di ingrassare la faccia prima di cominciare a spennellarci sopra la propria base, perché altrimenti la base viene una schifezza, perché non aderisce bene, mette in risalto tutte le screpolature. E invece se ci spalmate sopra un prodotto oleoso, come per esempio il vostro burro cacao, lo so, vi fa schifo soltanto a sentirne parlare, lo so. Credete di non avere il viso adatto perché il vostro viso è misto e oleoso già di suo. In realtà però è così che si fa, cioè se volete che la vostra base risulti bella e se volete che qualunque ciofeca di base risulti possibile e adattabile al vostro viso, metteteci sopra una bella ricca spalmatona, come si direbbe a Torino, di balsamo labbra oleoso e grasso, e vedrete che la vita vi sorriderà e la vostra base pure. L'altro balsamo, dicevo, che ho usato nel mese di marzo è stato questo. Questo è un balsamo di una marca surreale che si chiama La Cura Naturals. La Cura, divisione Naturals, è la linea abbastanza eco e sicuramente un po' bio di una catena di supermercati che si chiama Aldi Süd. Dico sempre Süd perché ci sono i due puntini sopra la U. Aldi Süd anni e anni fa era proprio la feccia del mondo, poi sono uscite tantissime pubblicazioni che condannavano inesorabilmente la cattiva qualità dei supermercati Aldi, e quindi Aldi ha agito migliorandosi e ha fatto qualcosa di buono per se stesso e anche per la comunità. Oggi come oggi i supermercati Aldi, a parte la gente che li frequenta, che certe volte è gente veramente da strapparsi i capelli, per il resto sono diventati dei supermercati accettabilissimi, in cui si possono comprare cose anche di una certa qualità, sempre livellata verso il medio basso, intendiamoci, ma comunque cose più che soddisfacenti. Per esempio, ogni tanto ci sono delle edizioni limitate. L'edizione limitata, in una edizione limitata recente, c'erano appunto questi balsami labbra in confezione da due. Questi sono balsami labbra, esistono in due tipi di tubetti: il tubetto rosa, che non contiene burro di cacao, e il tubetto azzurro che invece contiene burro di cacao. Io ovviamente ho comprato i tubetti azzurri perché mi piace il burro di cacao come ingrediente. Questi sono balsami con un astuccio che ha un senso. Questo universalmente è l'unico astuccio che ha senso nella vita di un balsamo labbra, perché questo cappuccetto, come altri cappuccetti che voi sicuramente sarete in grado di capire quali sono, riveste completamente tutto l'affarino, no? E quindi l'affarino è completamente protetto da qualunque cosa succeda all'esterno, cosa che non si può dire soltanto se si ha soltanto un cappuccetto piccolo piccolo, corto corto, nella sommità del balsamino, capite? Questo veramente è l'unico tipo di involucro per balsamo labbra che ha veramente senso. Questo è un balsamo che i primi giorni dopo che l'avevo comprato, siccome erano giorni molto molto gelidi, era assolutamente durissimo, inutilizzabile, faceva male alle labbra utilizzarlo. Poi naturalmente l'ho scaldato fra le mani, l'ho messo un po' sul termosifone, si è normalizzato, anche le giornate del resto si sono normalizzate, e questo è un balsamo adorabile perché fa
ha una protezione sulle labbra, uno strato sulle labbra veramente molto molto spesso, tra l'altro anche lucido e tra l'altro anche piuttosto resistente, ottimissima base per il trucco perché fa come una specie di primer sulle labbra e questo veramente è un balsamo labbra che mi piace moltissimo. Giusto per curiosità, poi vorrei farvi notare che qui dentro ci sono 4,6 grammi di prodotto, forse riuscite a leggerlo, forse no, chissà. Questo è un prodotto certificato Natru. E dentro a un Berger Balm ci sono, quanto prodotto c'è qui dentro? Ci sono 4,2 grammi di prodotto, quindi la differenza tra un balsamo e l'altro è minima. Certo, questo è leggermente più ingombrante come confezione, ma poi alla fine la differenza è veramente minima. Però l'efficacia di questo è un'efficacia più funzionale perché questo ha anche una funzione protettiva non indifferente che questo purtroppo non ha perché lui non si preoccupa di avere un'alta funzione protettiva perché a questo ci pensa il suo fratellino Badger Ciccione. Il Badger Ciccione però, o Cicciotto, il Badger Ciccione Cicciotto però purtroppo non c'è più in Europa e quindi che cosa ne parliamo a fare? I balsami di La Cura Natural costano in confezione da 2 1,46 euro, mi sembra, 1,40 euro e qualcosa centesimi. Poi, rimanendo sulla bassa qualità, un bel giorno mi sono accorta, perché io spesso vado nelle drogherie a perdere tempo, ma in realtà a leggermi tutti gli inci dei prodotti che normalmente non mi interesserebbero, perché delle marche convenzionali, sia perché voglio tenermi allenata con la lettura degli inci, e sia perché, hai visto mai, spesso capitano dei prodotti che sono di marche convenzionali, ma che sono prodotti perfettamente abbordabili. Allora, un bel giorno sono tornata a casa con questi due prodotti assolutamente nuovissimi, usciti da pochissimo. Uno è uno shampoo alla mela e un altro è un doccia gel alla framboise, al lampone e al lychee. Il lychee, avete capito, da un po' di tempo va molto di moda, probabilmente perché i cinesi riescono a fare buoni affari con gli europei ultimamente e per questo il lychee è di moda. Vedete, qui c'è un bel disegnino del lychee. Il lychee sarebbe questo fruttino qui, no? Che dentro è bianco, è molto scivoloso, è molto zuccheroso e fuori ha questo involucro duro rosso fatto di spuntoncini. Il lychee ha un profumo strepitoso, almeno per quanto mi riguarda, e ha anche un sapore molto molto buono, solo è anche molto molto zuccherato, contiene una marea di zucchero. Sapete quei genitori che danno ai figli da mangiare montagne di frutta? Non hanno capito che la frutta, oppure i dolci, contengono comunque uno scatafascio enorme di zucchero e l'unica cosa che si può fare per moderare il consumo giornaliero di zuccheri è proprio ridurre, tagliare gli zuccheri. Quindi frutta volontà non va bene, dovete proprio dare ai vostri figli 2 pezzi di frutta al giorno. 2 pezzi significa, che ne so, una mela e una pera, oppure una mela e una banana, ma tipo la mela di mattina, la banana di pomeriggio. Non dovete dargli più di questo tipo di porzione ai vostri figli al giorno, perché altrimenti esagerate con lo zucchero, capite? Considerando poi che solitamente non è che i bambini mangiano soltanto quei 2 frutti come apporto di zucchero, sicuramente poi si mangiano un altro scatafascio di schifezze, di merendine, di caramelle, di robe, e quindi alla fine della giornata c'è l'ammontare dello zucchero che si sono messi nella panza. È enorme e voi avete solo contribuito a fare del male ai vostri figli. Dunque, dicevo, un bel giorno sono tornata a casa con questi 2 prodotti. Perché? Allora, il primo motivo è che l'inci di questi 2 prodotti non è completamente a posto, però è perfettamente sopportabile. Il secondo motivo è che questi 2 prodotti costano 55 centesimi. Qui dentro ognuno di questi flaconi ci sono, non so se riuscite a leggere,
300 ml di prodotto. Il terzo motivo è che Balea fa sempre cose molto profumate. Infatti la profumazione di mela qui è molto molto piacevole e la profumazione di lampone non si sente per niente, ma la profumazione di questo è un po' strana perché è una specie di profumazione al lici e al sapone. C'è una profumazione di base con evidenza di sapone proprio generico, a cui poi sopra si sovrappone questa profumazione di lychee. Bisogna agitare bene i due prodotti per ottenere una profumazione che c'è e che è evidente con ogni uso. Questi due prodotti hanno tra l'altro un inci estremamente simile e io infatti mi sono fatta la doccia anche con questo che è uno shampoo e naturalmente è andata benissimo e mi sono lavata i capelli anche con questo che è un docciagel e è andato tutto perfettamente bene perché infatti questi due prodotti sono molto molto simili, sono venduti come prodotti diversi ma differiscono fra di loro solo per un paio di elementi, per un paio di ingredienti. L'inci è veramente molto molto basilare, in realtà non sono usciti solo questi due prodotti come prodotti nuovi di Balea, ma ne sono usciti una caterva, solo che tutti gli altri, ho controllato naturalmente tutti gli inci, tutti gli altri hanno una quantità di altri ingredienti veramente pessimi o scemi. Questi sono i due prodotti che si salvano, di questo c'è anche la crema corpo che si salva perfettamente. Ci sono un altro paio di prodotti per la doccia, ma tra gli shampoo solo questo si salva. Insomma, questi sono stati i protagonisti grandiosi del mese di marzo perché cioè sono assolutamente imbattibili, sono con certezza assolutamente imbattibili. Hanno dei difetti, però no, hanno un difetto. L'unico difetto è che bisogna insistere un po' per sciacquarli via del tutto, sia dai capelli sia dal corpo, ma è un insistere minimo e indolore e quindi lo si fa volentieri e senza fare troppe storie. Per quanto riguarda i capelli, questi due prodotti lasciano i capelli in una maniera cioè strepitosa. Io nel mese di marzo devo dire ho fatto una cura d'urto di vitamine e una curona generale ricostituente, quindi sicuramente i miei capelli sono migliorati per la curona d'urto che ho fatto, però sicuramente hanno contribuito anche questi due prodotti perché avvolgono il capello in una specie di protezione leggera che li disciplina. Questi sono shampoo che assolutamente per la loro viscosità non necessitano, perlomeno nel mio caso, di balsamo e quindi io nel mese di marzo sono stata contentissima. Un attimo. Rieccomi, era caduto il balsamo di La Cura Naturals a terra e quindi l'ho raccolto, non volevo lasciarlo lì a terra per tutta l'eternità che sicuramente durerà questo video perché ci sono ancora molti prodotti di cui vorrei parlarvi. E allora quindi le cose stanno così, a me sono piaciuti questi due prodotti e ve ne parlo. Questo non vuol dire che io stia parlando bene dei prodotti di Balea, io sto soltanto parlando bene di questi due prodotti. Acquisto i prodotti di Balea perché vivo in Germania ci sono milioni di filiali del DM dappertutto. E quindi curiosando e guardandosi attorno e leggendo gli ingredienti di ogni prodotto, a volte si riesce a portarsi a casa cose che sono convenienti e che danno anche una certa soddisfazione. Andando avanti, io però nel mese di marzo ho ricominciato anche così sporadicamente a fare il bagno nella vasca da bagno. E allora un mio assoluto preferito, strepitoso e fantastico è sicuramente questo. Il bagno al rosmarino di Veleda, che ha questo colore incerto che sembra un blu che è rimasto su uno scaffale alla luce diretta del sole per troppi mesi, ma invece questo è proprio il suo colore. Il latte da bagno al rosmarino, chiamato anche bagno tonificante in italiano, ma bagno attivante in tedesco, Aktivierungsbad, vedete che c'è scritto qui. È un latte da bagno strepitoso perché ha un odore veramente ha un odore che non è solo balsamico, vedete, è proprio un latte bianco dentro. Non è solo balsamico, ma è anche fresco, rinvigorente. È un odore molto molto particolare perché io ci sento fortemente anche dentro un po' di eucalipto.
Ma anche naturalmente una buona dose di rosmarino. Questo è un prodotto veramente molto molto particolare e molto molto vincente. Assolutamente toglietevi dalla testa che questo sia un bagnoschiuma, cioè questo non fa la schiuma, questo non lo dovete versare copiosamente dentro l'acqua della vasca da bagno, perché questo è fatto di oli essenziali e poco altro. Non ha capacità di schiumare, non ha capacità di lavarvi e non ha neanche la capacità di salvarvi la vita se voi ce ne buttate una quantità enorme dentro l'acqua del bagno. Attenzione perché gli oli essenziali sono tossici, di conseguenza anche i prodotti che contengono oli essenziali, se usati in quantità smodata, diventano tossici. Quindi seriamente attenzione. Quanta quantità ci vuole dentro un'intera vasca da bagno? L'equivalente di ciò che sta in un tappino. Si versa nel tappino e poi si versa il tappino dentro la vasca da bagno. Poi si ha cura di asciugare il tappino e poi si richiude. E così si fanno le cose per bene. Questo costa in alcuni negozi 9 euro, in altri negozi 11 euro. A seconda di dove lo si compra, io nel mese di marzo, a dire la verità, ho fatto il bagno anche con l'equivalente, la variante alla lavanda, però la variante alla lavanda non mi piace così tanto quanto la variante al rosmarino, che è in assoluto sicuramente la mia preferita. E stiamo parlando di un bagno nella vasca da bagno che non serve a lavarsi, ma serve a rigenerarsi. Stiamo parlando di bagno fatto in mezzo chilo di sale, acqua, mezzo chilo di sale e un tappino qui di latte agli oli essenziali di Veleda. Stiamo parlando di un tipo di bagno che è diverso dalla concezione di bagno che ci può essere in Italia. Quindi attenzione, cerchiamo di capirci bene e cerchiamo di non fraintendere, di non capire fischio per fiasco. Con che cosa mi sono lavata la faccia nel mese di marzo? Ho ripreso a lavarmi la faccia con enormissima gioia, con questa è la Reinigungsemulsion di Alterra. L'avevo messa da parte mesi fa per usare dapprima il prodotto di Hey Mountain e poi il prodotto di 100% Pure. Adesso, prima di cominciare altri prodotti, mi sembra giusto prima finire questo tubo che comunque ho aperto in giro, iniziato da parecchio tempo. La Reinigungsemulsion è sempre un qualcosa di disarmantemente piacevole da usare perché è cremoso e avvolgente. Forse vi ricordate che io nel mese di febbraio ho usato una mini confezione di emulsione cremosa di primavera, cioè quell'emulsione cremosa mi è piaciuta nel senso che fra tutti i prodotti di primavera che io ho provato a febbraio era il prodotto meno peggio, però non è assolutamente niente di paragonabile, per esempio, a questa, considerando che questo è un prodotto del Rossmann che si vende a 2,99 euro, se ben ricordo, mentre l'emulsione di primavera costa nei supermercati bio qualcosa come 15 euro, uno sproposito. Con che cosa mi sono struccata la faccia nel mese di marzo? Con queste due scatoline? Ma come? Ti sei struccata la faccia solo con queste due scatoline? Sì, perché comunque questi sono due prodotti cremosi e ne bastano quantità veramente, veramente piccole. Tra l'altro c'è anche un mio video in cui mi strucco con uno di questi due prodotti. I prodotti sono della ditta a conduzione familiare del sud della Germania che si chiama Hey Mountain e qui abbiamo una provina di Orange Flower che mi è piaciuto meno e poi una provina di This Magic Moment. This Magic Moment mi piace di più semplicemente perché ha una profumazione meno agrumata, a me non piacciono le profumazioni agrumate, e poi proprio perché come consistenza cremosa ha una consistenza che è più burrosa, mi sembra una formulazione con una cremosità più intensa, capace di attrarre
a sé di più lo sporco che ci può essere sulla faccia. Secondo me questa strucca anche meglio, ma è proprio anche più piacevole da usare. Questa scivola di più sulla faccia, è più cerosa che non cremosa e per questo secondo me attira a sé meno lo sporco e quindi pulisce leggermente peggio. Tutte e due le creme struccanti, però tutto sommato, se uno non ha familiarità con questo tipo di prodotto, si equivalgono perché le differenze sono minime. Ora, a me piacerebbe molto comprare la full size, perlomeno di This Magic Moment. Il problema è che costa 10 euro e l'ingrediente principale è il canola oil. Ora, il canola oil è uno degli ingredienti di più bassa qualità che si possano immaginare e quindi io non capisco perché devo pagare un prodotto a base di canola oil 10 euro, cioè mi sembra un'esagerazione, ma comunque, però mi piacciono molto effettivamente come struccanti, tutto sommato tutti e due. Cosa ho messo sul viso appena lavato dopo essermi struccato? Viso asciutto appena lavato dopo essermi struccata, sempre una goccina microscopica di esfoliante enzimatico di Paul Penders. Questo io lo uso non continuativamente, ma comunque lo uso da diversi anni. Sicuramente qualcuna di voi si ricorda qualche mio video veramente vetusto in cui io usavo questo tipo di prodotto. L'ho ricomprato recentemente, qualcosa come 6 mesi fa, e da allora tutte le volte che mi strucco, adesso ho preso proprio l'abitudine, si è fatta un'abitudine fissa, tutte le volte che mi strucco al lavaggio di viso ultimato con il viso perfettamente asciutto una goccina microscopica da distribuire in quelle zone del viso che hanno bisogno di essere monitorate e pulite e che sono più che altro questa parte del viso. Io qui distribuisco l'esfoliante di Paul Penders. L'esfoliante di Paul Penders è potentemente seccante, disidratante, ma non così tragicamente disidratante. Cioè, ho conosciuto cose più disidratanti che volevano, che pretendevano perfino di essere sieri. Questo invece è un esfoliante enzimatico e tutto sommato è il suo lavoro essere anche un pochino disidratante. Profumazione non particolarmente piacevole, profumazione di sapone della nonna, però c'è una certa efficacia nel senso che questo contribuisce molto a mantenere il viso pulito. Certo, poi però bisogna ricordarsi anche di fare un'esfoliazione meccanica perlomeno una volta alla settimana. Cosa ho fatto invece quando mi sono semplicemente lavata il viso, per esempio di mattina, senza struccarmi? Ebbene, mi sono lavata il viso come sempre con la Reinigungsemulsion di Alterra e poi a viso completamente bagnato e grondante, generalmente appena uscita dalla doccia, ho usato le capsule meravigliose Intensive Care di Martina Gebhardt, che infatti sono finite, vedete che il vasetto è vuoto. Queste sono state capsule veramente strepitose, ma veramente strepitose. Ora io volevo leggervi gli ingredienti principali, ma probabilmente sono scritti qui sotto e bisogna togliere la prima paginetta qui per riuscire a leggere gli ingredienti. E queste sono capsule a base di olio di mandorle dolci, di rosa canina, olio di rosa canina. E poi un'altra miscela di oli meno stabili che però rimangono stabili sia grazie al fatto che sono incapsulati e sia grazie al fatto che ci sono questi due oli all'inizio che soprattutto l'olio di mandorle dolci che rende il tutto molto fermo. Attenzione con l'olio di rosa canina, ma anche con gli altri, con tanti altri oli come l'olio di vinaccioli, per esempio. Attenzione perché sono oli veramente poco stabili e vanno a male come niente, poi vi fanno più male che bene sulla faccia. Queste sono capsule che distribuite sul viso. Necessitano naturalmente di un massaggio che dura buoni 5 minuti, non esagero e non sto qui a dire
di bugie, cioè ci vuole tempo per assorbire questo olio, per far assorbire alla faccia questo olio, però allo stesso tempo il massaggio è assolutamente piacevolissimo perché vi rimette in sesto tutta la faccia e tutto il corpo, no? Nella muscolatura del viso ci sono durante la giornata, ma anche appena svegli la mattina, tantissime tensioni accumulate e tantissimi quasi nodi, quindi massaggiare il viso quotidianamente è un qualcosa, per quanto mi riguarda, di assolutamente essenziale. Questo me l'ha insegnato tra l'altro Badger con i suoi balsami che io ho sempre spalmato in faccia, in qualunque formato fossero. E se guardate i miei video lo sapete benissimo. E quindi ci vuole il tempo che ci vuole a spalmare questa miscela di oli, però poi c'è anche un'efficacia. Tra l'altro questa miscela ha un piacevole finish che è quasi matte, per quanto possa essere matte un olio, però è vellutante e matte, quindi ma assolutamente sono rimasta contentissima con queste capsule. Ora ho incominciato ad usare quest'altro olio per il viso che si chiama Comfort, olio Comfort in italiano per il viso di Veleda o anche Veleda, sempre per dirla alla Svizzera. Questo è un mini size, è una mini size che si vende in Germania al prezzo di circa 2 euro. Lo sto usando soltanto da un paio di giorni, quindi non mi sento ancora di dire nulla di preciso, però finora lo trovo molto piacevole. Certo, ci troviamo di fronte a una qualità nettamente diversa rispetto alla qualità della miscela di Martina Gebhardt. Solitamente quando applico l'olio, dopo aver applicato l'olio, o perlomeno ho fatto così durante tutto il mese di marzo, ho aspettato che l'olio si asciugasse, ho fatto altre cose, nella fattispecie mi sono distribuita su tutto il corpo, mi sono spalmata su tutto il corpo questa è una crema allo zenzero e miele della marca Yoik, che è una marca estone. Questo prodotto non esiste più, era un'edizione limitata di un paio di anni fa. Io ne avevo comprato, cioè, questo ha un odore strepitoso, ha una profumazione fantastica che è esattamente di zenzero e di miele insieme, fusi insieme. Ha anche una consistenza strepitosa perché è una crema molto ricca, molto, molto avvolgente. Ci vuole anche un po' di tempo per spalmarla. È anche leggermente appiccicosa perché dentro c'è per davvero il miele. Cioè, questo è un prodotto molto, molto particolare. Io all'epoca, siccome mi era piaciuto tantissimo, ne avevo comprate due confezioni. Come vi ho già detto il mese scorso, questa è una confezione in cui io ho travasato il prodotto. In realtà era in una bottiglietta con un erogatore particolare che però, essendo questa crema molto, molto ferma, è molto dura nella sua consistenza, seppur sì, burrosa, ma un burro molto spesso, purtroppo l'erogatore era un erogatore sbagliato che non funzionava. La bottiglietta era molto carina, ma non era per niente funzionale all'uso della crema. Quindi già l'anno scorso nell'usare la mia prima confezione di questa crema avevo avuto enormi difficoltà. Quest'anno, per non ripetere l'esperienza e non ritrovarmi in difficoltà praticamente tutte le mattine, ho travasato direttamente tutto il contenuto della crema dentro questo vasetto e buonanotte. Quindi nel frattempo che l'olio da viso si asciugava, ogni mattina di marzo mi sono spalmata questa crema sul corpo, traendone stupendi benefici anche solo olfattivamente. Dopodiché sono tornata al viso e ho spruzzato due pump di questo tonico da viso di Do Organic. Do Organic è una marca giapponese. Questo era un tonico che originariamente apparteneva a Stefan, era stato venduto a Stefan in Giappone, solo lui lo ha provato per un po' di tempo, è arrivato fino qui, ma poi me lo ha scaricato, lo ha dato a me perché lui non è persona da tonici. L'erogatore di questo è molto buono, io potrei spruzzarlo anche direttamente sul viso, però preferisco sempre fare pump, pump, poi mescolare e tamponare sul viso, mi piace fare così. Questo tonico si chiama Do Organic Extract Lotion Repair, è un tonico alla giapponese, quindi all'asiatica, quindi è un tonico che
che non è solo rinfrescante, ma è anche potentemente idratante e sigillatore di idratazione. È come se voi vi metteste una colla sigillante sul viso che fa uno strato sottile, lucido e glowy, e allo stesso tempo trattiene l'idratazione. È un prodotto tipicamente giapponese e tipicamente asiatico. E poi metto una crema idratante che per un periodo del mese di marzo è stata la crema di 100% Pure per il contorno occhi, che va bene per il contorno occhi, va bene anche per il viso, tra l'altro è molto sgonfiante per il viso, così come è sgonfiante per il contorno occhi, però questa non è una crema idratante in nessun modo e non è idratante né per il contorno occhi né tantomeno per il viso. Quindi mettersi questa crema, solo per questa crema, sul viso tutti i giorni, in capo a un paio di settimane vi rende la faccia una schifezza perché la faccia comunque ha bisogno di idratazione. Perciò io a un certo punto ho restretto l'uso di questa crema solo come giusto al contorno occhi e ho incominciato ad usare per tutto il viso questa fantastica crema di una marca che si chiama Töpfe, che è una marca made in Germany che esiste dal 1911, come c'è scritto anche qui sopra. Questa è una marca specializzata in prodotti per bambini piccoli. Questa è la confezione mini, anche se dentro ci sono 25 ml di prodotto, è la confezione mini della crema idratante Baby Care. Questa è una crema che mi piace moltissimo, ha un profumo pazzescamente buono di crema chantilly, ed è una crema idratante, profondamente idratante, che però si spalma con estrema rapidità, si assorbe con estrema rapidità e fa un finish di botto proprio, di colpo. La crema cambia consistenza da un momento all'altro e fa un finish che è completamente matte. Dopo un po' incomincia a fare amicizia con la pelle e si trasforma ancora una volta idratando, secondo me, abbastanza profondamente il viso. Questa, tra l'altro, è una cremina certificata BDIH. Io l'ho acquistata semplicemente in una filiale del DM e questa è costata 1,50 euro. La confezione più grande costa 3,50 euro. Voi direte: ma perché va in giro a usare le creme per i bambini? Perché le creme per i bambini e le creme per gli uomini spesso hanno formulazioni di tutto rispetto e costano sicuramente meno rispetto alle formulazioni per le vanitosissime donne. E quindi io faccio sempre ricerche, mi leggo sempre tutti gli inci di tutte le creme e poi faccio la mia scelta, che non è necessariamente una scelta strettamente ridotta al mondo delle creme, prettamente femminili. Poi adesso ci rimane solo di parlare di quei prodotti che non sono strettamente per la cura del corpo, ma che comunque hanno reso il mese di marzo molto piacevole. E allora il primo prodotto di cui vorrei parlarvi è questo profumo. Torna anche ancora una volta lui, Elizabeth Arden Green Tea. Questo è un sempreverde proprio in tutti i sensi perché ha una profumazione verde che è una profumazione anche fresca, che è una profumazione anche leggermente dolce, ma è anche frizzante e anche piacevolmente fiorata, senza essere stucchevolmente fiorata. È una profumazione più da pianta verde che non da fiore, lussureggiante, lussuoso Questo è un profumo fresco, potrei dire giovane, e potrei dire più che altro, a parte la giovinezza dell'odore di questo profumo, della profumazione di questo profumo, questo in realtà è un profumo dinamico. Infatti io lo uso prevalentemente quando la mattina devo andare a lavorare. E in previsione delle sicuramente tragedie, disguidi, cataclismi che vivrò sul posto di lavoro, ecco, mi spruzzo copiosamente questo profumo
e vado più contenta perché è proprio piacevole da annusare. Ha una capacità di persistenza sia sui vestiti sia sul corpo, che però è una capacità molto blanda, nel senso ci sono profumi che quando voi la mattina dopo andate a riaprire l'armadio per prendere la stessa felpa che avevate addosso ieri, cioè venite invasi da una puzza che fa schifo di profumo del giorno prima, di profumo usato del giorno prima. Ecco, con questo profumo non c'è questo rischio, nel senso rimane una profumazione sui vestiti, ma è proprio lieve, lieve, leggera, sopportabilissima, piacevole. Elizabeth Arden Green Tea è un grandissimo classico che esiste dal 2000. Elizabeth Arden era una donna a cui vanno riconosciute determinate cose con assoluta certezza. La ditta Elizabeth Arden è una ditta convenzionale e in quanto convenzionale ha grossi, fortissimi limiti. Ciò non toglie però comunque che a me sia sempre piaciuto e continui a piacere questo profumo e che io lo difenda a spada tratta davanti a quelle donne schizzinose che, se un profumo non costa 95 euro come minimo, non considerano neanche l'ipotesi di accettare che, per esempio, questo possa essere considerato come profumo, cioè per loro questo è una fetecchia, un qualcosa per i poveri. Ecco, io non la penso così e non voglio gente che la pensa così dalle parti dei miei video, e che questo sia assolutamente chiaro per tutti. Difenderò sempre Green Tea di Elizabeth Arden perché è un grande profumo. Poi Green Tea ha avuto con il tempo, con gli anni, tanti fratellini, tante variazioni che sono assolutamente stomachevoli e su questo non ci piove, però l'originale rimane sempre un grandissimo profumo. Proprio senza dubbio alcuno. Nel mese di marzo, poi, io ho rischiato più volte di ammalarmi gravemente perché sono stata circondata da gente che era stata così talmente tanto male che era finita in ospedale, aveva rischiato seriamente la vita. E allora, che cosa ho fatto per proteggermi? Oltre che una curona ricostituente, ho anche spruzzato in tutti gli ambienti in cui mi sono trovata a contatto con altre persone dosi copiose di questo. Questo è l'Eucalyptus Spray di Veleda, o sempre Veleda, sempre per dirla alla Svizzera. Questa è la sua nuova confezione, è fatto così. Prima la confezione era fatta in questo modo, mi sono riposta la facciatina della scatolina vecchia. E questa è una miscela di oli essenziali che ripulisce l'ambiente, spruzzata negli ambienti, puzza anche di odore officinale, odore naturale, odore di bosco, odore di medicina, odore di ospedale, odore di alcol, tutti questi odori messi insieme, concentrati in questa boccettina. Per me l'odore dell'Eucalyptus Spray è odore di difesa, è odore di salvezza, è odore di ho ancora una chance per sopravvivere, quindi a me questo odore piace moltissimo e lo trovo anche molto fermo e molto fresco, e questo mi piace molto. A quelli con cui lavoro questo odore non lo so se piace o non piace, non so neanche se riescono a percepirlo perché non mi hanno detto niente di questo odore. Sebbene dovunque ci sia stata io durante il mese di marzo, c'è stato anche veramente copiosamente questo odore diffuso proprio come una nuvoletta. E che altro volevo dire di questo Eucalyptus Spray? Niente, che questa boccetta è nuova, l'avevo comprata praticamente a fine gennaio e adesso è quasi finita, e questa è la dimostrazione di quanto l'ho usata durante tutto il mese di marzo, e comunque poi alla fine non mi sono ammalata. Infine vorrei parlarvi di questo. Questo è un sapone per i piatti, l'avete visto già durante il corso del 2017, ma nella sua versione alla menta. Ora mi è capitato di provare e di trovare questa versione che è alla... qui non c'è scritto da nessuna parte, ma questo è un profumo piacevolissimo di foglie di mandarino e verbena. Così potrei identificare l'odore stupendo di questo sapone.
Con questo sapone, questo è equivalente al sapone del Dr. Bronner's. Ci si può fare anche la doccia, ci si possono lavare i pennelli, ci si può lavare la casa, veramente non solo i piatti. Peccato però che sia molto molto difficile da acquistare, nel senso che teoricamente dovrebbe trovarsi in supermercati selezionati, come c'è scritto sul sito. In realtà poi ho fatto il giro di tutti i supermercati scritti sul sito, si trovano tutti i prodotti di questa linea che si chiama U, ossia il prodotto per pulire i vetri, il prodotto per pulire la casa, il prodotto per quello, il prodotto per quest'altro, tranne i due prodotti alla menta e poi questo che ho in mano in questo momento per lavare i piatti. Questi due prodotti sono introvabili e non ci sono da nessuna parte. Ma era così del resto anche, è stato così anche del resto durante tutto il corso del 2017. Poi ogni tanto rispuntano fuori per brevissimi periodi, io li trovo, li compro immediatamente. Questo è un prodotto sufficientemente eco e sufficientemente bio, lava i piatti bene e lava anche le mani e, come dicevo prima, ci si può fare anche la doccia e ha una profumazione molto molto delicata e molto molto buona. Ed è un prodotto promossissimo del mese di marzo. Con questo tutti i prodotti del mese di marzo finalmente sono finiti, ho detto tutto, quindi anche questo video è finito, me ne posso andare e quindi ciao a tutti, grazie e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!